Ciao ragazzi, benvenuti su Orologi Express. Oggi vi mostro uno degli ultimi orologi entrati a far parte finalmente della mia collezione, il Citizen NY0100. Sapete che sono un fan delle limited edition, ma questa volta ho scelto la referenza normale, che tra l'altro ho acquisito grazie ad uno scambio, poiché le caratteristiche tecniche della limited edition per l'Italia uscita qualche mese fa di questo modello, rapportate poi al suo prezzo di listino, hanno purtroppo disatteso le mie aspettative. Ovviamente, ragazzi, questo è solo un giudizio personale su un orologio che trovo comunque splendido. Come saprete, se già seguite il canale e la mia pagina Instagram Orologi Express, sono un felice possessore dell'NY0040 versione full lume. In alto a destra sullo schermo e nella playlist Citizen sul mio canale troverete un video a questo dedicato con tutta la storia dei diver serie Pro Master della Citizen ed il calibro che incassa anche l'NY0100, il classico miota della serie 8000. Sempre come l'NY0040, anche questo orologio è corredato dall'ormai famosa e a mio avviso fighissima bomboletta gialla da sub della Citizen, che come packaging in questa fascia di prezzo direi che è praticamente imbattibile. L'orologio misura circa 42 mm di diametro, poco meno di 49 mm di lug to lug, 13,5 mm di spessore e 20 mm di distanza tra le anse. La ghiera è girevole a 60 scatti con inserto in alluminio e dot luminoso alle ore 12. Il vetro è minerale e gli indici sono in rilievo pieni di natulite, la pasta luminescente di casa Citizen, presente ovviamente anche sulle sfere di ore, minuti e secondi. La luminescenza, come per la maggior parte dei Citizen, è dunque ottima. Il quadrante blu scuro ha un effetto sunburst che lo rende davvero bello e suggestivo. Presenta le complicazioni data e giorno della settimana e riporta scritte ad ore 6 le caratteristiche principali dell'orologio, ossia automatico, certificato diver 200 metri e titanium. Unica caratteristica che secondo me stona un po' è la finitura delle sfere che, viste da vicino, non trasmettono la stessa qualità sicuramente presente nel resto dell'orologio. La corona ha la caratteristica posizione ad ore 8, è rigorosamente logata, è ovviamente a vite e permette la ricarica manuale dell'orologio. Anche il fondello è a vite, è interamente satinato e sono lievemente incise le varie caratteristiche dell'NY0100. È curioso notare come, nonostante il fondello protegga un comune miota della serie 8000, sia riportata una scritta solitamente presente sugli orologi top di gamma della Citizen, quelli con movimento Eco Drive o ricezione satellitare, ad esempio, ossia quella di non aprire il fondello, operazione consigliata solo a centri di riparazione ufficiale Citizen. Il calibro è dunque il solito Miota 8200, con ricarica manuale e senza fermomacchina, riserva di carica garantita di 40 ore, 21.600 oscillazioni orarie e 21 rubini. Il bracciale è uno dei punti forti dell'NY0100, interamente in titanio con lavorazioni sia lucide che satinate. Ha il comune sistema di pin a pressione e micro aggiustamenti sulla scatoletta, anche quest'ultima decisamente valida con la scritta Citizen incisa sulla chiusura ed una clasp bella spessa. Tutto l'orologio è dunque di super titanio Citizen, un materiale che la casa giapponese assicura essere 5 volte più resistente del comune titanio ed il 40% più leggero dell'acciaio, oltre che essere anche ipoallergenico. Nonostante l'utilizzo di questo materiale così duro e difficile da lavorare, le lavorazioni presenti su cassa e bracciale sono di alto livello, a confermare l'esperienza della Citizen con il Super Titanio che nel 2020 ha superato i 50 anni. Il Citizen NY0100 è disponibile in questa versione blu ed in una versione con quadrante e ghiera verde. Ha un prezzo di listino di 398 euro, ma si trova facilmente nuovo sia in negozio che su varie piattaforme online a prezzi che a volte scendono anche sotto i 300 euro. Come sempre, in descrizione trovate i miei link affiliati per comprarlo su Amazon. Se il video vi è piaciuto, lasciate un like ed iscrivetevi al canale se ancora non siete iscritti. Fatemi
Fatemi sapere poi nei commenti qual è il vostro Citizen preferito. Io come sempre vi saluto e colgo l'occasione per augurarvi buone feste. Ciao e alla prossima!